La cantina. Per anni ho fatto ai miei pazienti questo discorso. Prima di iniziare la cura psicanalitica vera e propria, le devo spiegare brevemente com'è formata la nostra personalità, in modo che lei si possa rendere conto su quale base dovremmo operare. Immagini una villetta a piano terra con una cantina sotto e una mansarda sopra. La nostra personalità, che è formata dall'inconscio, dall'ego e dal superego, è costruita similmente a questa villetta. L'inconscio è la parte invisibile della nostra personalità, è ciò che noi siamo veramente e che non compare quasi mai, e quindi lo possiamo identificare nella cantina. L'ego è ciò che noi appariamo, e quindi lo possiamo identificare con la villetta vera e propria. Il superego è ciò che noi desidereremmo essere, è il luogo dove riponiamo i nostri ideali, le nostre intuizioni migliori, quindi lo possiamo identificare con la mansarda. Quando siamo bambini, i nostri istinti li estrinsechiamo allo stato primitivo, giochiamo ad ammazzarci, bruciamo la corda del cane, uccidiamo le lucertole. Poi con l'educazione impariamo a controllare i nostri istinti e li riponiamo nella cantina dell'inconscio. Lo scopo della psicologia è quello di far salire lentamente le tendenze dell'inconscio che ognuno di noi ha e che sono l'eredità della nostra origine animale verso il superego, cioè verso azioni moralmente più elevate. Tutto questo discorso propinavo ai miei pazienti, ma non avrei potuto dire molto più semplicemente che lo scopo della psicologia è quello di far obbedire ai 10 comandamenti. Commento. Quando l'individuo inizia ad avere delle istanze spirituali, nella grande maggioranza dei casi ritorna a verità che gli sono state riferite durante la sua infanzia. È il primo passo verso una visione più consapevole della trascendenza, il primo passo ma anche il più elementare, in quanto l'individuo delega ad un'organizzazione, nell'esempio ad una religione, il compito di continuare ad erudirlo dopo l'alfabetizzazione spirituale che aveva ricevuto da giovane. Anche questo comportamento è giusto, perché chi lo adotta non poteva adottarne un altro, visto che ha concepito solo quello. Tuttavia, le guide spiegano che l'individuo inizia veramente il suo cammino evolutivo quando sente che non può fare più capo ad organizzazioni esterne, non può più delegare ad esse la propria evoluzione, ma per continuare ad evolvere deve organizzare il suo intimo, deve quindi spostare la propria attenzione dall'esterno all'interno di se stesso, senza nessuna mediazione. Quando l'individuo giunge a comprendere questo, le sue modalità evolutive subiscono un definitivo salto di qualità.